Ciao a tutti, allora, io vorrei dire una cosa prima di iniziare il classico commento. Voglio dire che io la partita non l'ho vista, cioè nel senso, ho visto un po' di replica, ho rivisto le highlights, ho sentito anche i vari commenti della gente, e fra l'altro questa serie fa già anche abbastanza coglione perché sia perché già li voglio in primis, poi perché è una partita, soprattutto lasciando stare poco andata, contro lo Spezia, o la Spezia, me l'avete chiamato, io lo chiamo lo Spezia. Mi ha girato un po' con l'ora di non vederla. Non l'ho vista perché, vabbè, questa è una sua parte che sicuramente non mi interessa, ma ci tengo a dirlo per essere onesto. Perché ero a Madrid, sono tornato fra l'altro proprio alle 5 e mezza, quando la partita era finita ormai da poco. Comunque, diciamo appunto, non, ammetto di non averla vista tutta. E ci sta che il commento, cioè, vado in base a quello che ho visto e quello che ho letto. Quindi ci sta che magari poi il commento non sia del tutto più che coerenti, diciamo, del tutto giusto, vai, mettiamola così. Comunque, allora, lasciando stare il risultato, io so che comunque credo che il risultato più giusto era il pareggio, magari uno 0-0, 1-1, anche perché comunque, vedendo le lights, vedendo quella poco di replica, lo Spezia non è che abbia fatto così tanto da poter meritare il vantaggio. Così come l'ha fatto così tanto il Livorno. Il Livorno che, nonostante appunto, perché magari guarda solo le lights, fa vedere che sembra che attacca di va, a vedere, a sentire la gente, il Livorno non ha fatto quella grande prestazione, anzi, ha giocato molto peggio, anzi, mettiamo peggio, in confronto all'ultimo due partite dove si era fatto 10 gol. Comunque, Spezia che si rionferma per l'ennesima volta la bestia nel Livorno, non c'è verso di vincerci. Però, come ha detto il mio amico, volendo faccio anche il nome, Eric Favara, per gli amici il Camacho, tutte le volte, cioè tutte le volte, l'ultima volta si è perso lo Spezia, si perde 5-1 in casa. Vabbè, in Serie A, quindi magari speriamo che nella, come si può dire, nella tristezza della sconfitta ci può vedere questa cosa qui, questo raggio, di magari di buon auspicio, mettiamolo così. Niente, comunque Livorno che appunto si è dimostrato diverso dalle altre partite, ha giocato in maniera diversa perché comunque il gioco c'era poco, sono stati tanti errori, soprattutto per quanto riguarda la difesa, vedi fra l'altro il go e anche la concentrazione come sempre. Cosa che fra l'altro, analizzando il Livorno, forse ha giocato meglio i primi minuti del primo tempo, magari attaccava. E niente, diciamo una partita piuttosto equilibrata, però equilibrata in maniera negativa, cioè che tutte e due le squadre non hanno giocato bene, mettiamola così. Nonostante poi però, diciamo, la fortuna ha assistito lo Spezia, che appunto è riuscito a fare il gol, fra l'altro di Madonna Santa, dopo un minuto nemmeno, che era iniziato il secondo tempo. E niente, sinceramente, giocatori, diciamo, nonostante la sconfitta, diciamo che si sono rivelati un po' meglio, credo che non ce ne siano stati. Penso che comunque la prestazione della squadra si aggira sul 5-5 e mezzo, per giù. E niente, sinceramente dispiace soprattutto il risultato perché sia per la classifica, sia per la partita stessa, sia per quello che si era visto nelle precedenti partite, io personalmente mi aspettavo, non di vincerla, però magari appunto una prestazione diversa e sì, dai, lo dico, magari anche di, perché no, appunto di vincerla. Ora mi sono un po' non dico papino, sono fregato con i discorsi che ho fatto. Comunque sì, speravo di vincerla, soprattutto col fatto che giocavo lo Spezia, che è una partita sentitissima, e soprattutto col fatto che si giocava in casa, ha detto dai, stavolta me lo sento, è una volta buona. Invece così non è stato. Forse sono io che, non essendo presente in curva, ho portato merda, cioè nel senso, no dai, scherzo, non conto un cazzo, cioè non c'è niente, non lo so, sì, tanto per dire. Comunque dai, io rimango comunque fiducioso, anche se comunque sta una Serie B un po' strana, perché momentaneamente, con tutto il rispetto, in testa classifica c'è il Carpi seguito da Frosinone. Comunque, cioè, tra virgolette, c'è un piacere per loro, però sono squadre che io non mi aspettavo mai che dopo 10 giornate si trovassero lì. E niente, vediamo un po' di riprenderci subito con la partita che, no, ogni volta sbaglio, guarda che già martedì o mercoledì, insomma, che è infrasettimanale. Vediamo un po' di riprenderci anche se si gioca fuori casa. E niente, dai, va bene, non va bene. Però diciamo, va bene così, ci può stare, cerchiamo di non farci
appunto di deconcentrare questa sconfitta, tanto ormai allo Spezia come il Chievo, cioè verso di facile risultato decente, diceva bene. E niente, via. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Mi dispiace solo di avervi, diciamo, fatto un commento piuttosto estremizzito, però appunto ho voluto fare lo stesso, tanto per non interrompere la serie, mettiamola così. Magari per dire la mia, anche su, non tanto sulla partita, magari su cosa ne penso della classifica di video. Vabbè, vi ho detto questo, ci si vede appunto fra pochi giorni con la partita, se non erro, non vedi la cazzata, scusate la parola, contro il Cittadella, che non me lo ricordo, male male se sbaglio c'è il casino sotto, ci metto una scrittina sotto al video. E niente, via, detto questo, ci vediamo appunto alla prossima e boh, ciao a tutti!